4 colpi conclusi, di cui 3 under. Enzo De Vito continua a lavorare alla costruzione del nuovo Avellino, che di sicuro verrà rimodellato su 3 concetti cardini: giovani di appartenenza, 3-4-3 e rosa svecchiata. Dopo la qualità di Daniele Franco, arrivato dalla Turris, e di giovani Giuseppe Guadagni, ex Paganese, Marco Garetto, giunto dalla Cireale, è arrivato all'ombra del Partenio Manuel Ricciardi nell'ultima stagione a Legnago e 2 anni fa a Fano, con 76 presenze tra i professionisti, che giungerà alla corte di Roberto Taurino dall'Ascoli. I buoni rapporti tra il DS dei bianconeri Marco Valentini e quello biancoverde Enzo De Vito potrebbero portare anche ad altre operazioni. Continua il dialogo con il Parma ed in particolar modo con Alessandro Lucarelli. Ai lupi piace Eric Lanini, grande protagonista lo scorso anno con la Reggiana in Lega Pro. Attaccante molto duttile, ha giocato anche con Juventus Under 23, Molise, Padova, Vicenza, Novara, Como, Virtus Entella. Nelle scorse settimane, tra i due club si era parlato anche di Fabio Abbaone nella passata stagione alla Turris e Daniele Jacoponi, giovane esterno di 20 anni che lo scorso anno ha giocato a Pordenone. Nei colloqui tra le parti ci sarebbe stata una timida chiacchierata anche per la punta Andrea Adorante, 22 anni, 8 gol a Messina quest'anno. Probabile che entro la fine del mese Lucarelli e De Vito si incontrino ad Avellino. Non si perde di vista nemmeno la doppia pista che porta a Napoli, con Franco Ferrari centravanti, autore 17 gol a Pescara, ed Eugenio Dursi, 5 reti sempre con gli abruzzesi. Altro nome per l'attacco è quello di Alex Rolfini, 18 gol con l'Ancona. Piace non poco Orazio Panitteri, esterno di Piedemancino, nell'ultima stagione in forza alla Fermana. Classe 99 con i gialloblu ha siglato 10 reti. In precedenza ha indossato la maglia della Vis Pesaro per 2 stagioni con 3 gol all'attivo, Locri, Iaci Reale e le altre squadre con cui ha giocato, anche se la trattativa pare aver subito una frenata rispetto a ieri. Marco Zuno e la Cremonese resta sempre un nome caldo, esterno seconda punta che ha giocato in C con Novara e Fiorenzuola, mentre per la porta il primo nome è sempre quello di Andrea Fulignati in uscita dal Perugia. Con l'Inter si parla sempre di Alessandro Silvestro, esterno classe 2002.